Oggi a San Patrignano con noi la gradita visita della nazionale di pallavolo e con noi Mauro Berruto, allenatore appunto della nazionale. Innanzitutto una battuta su San Patrignano, che idea ti sei fatto di questa realtà? Ah, la prima cosa che mi viene in mente da dire è che chi non vede non può, difficilmente può capire. Io non avevo mai avuto modo di conoscere questa realtà guardandola con i miei occhi. E ho visto tante cose anche grazie alla pallavolo e tanti posti particolari nel mondo. Devo dire che sono sinceramente emozionato. Questo è un posto che mi ha colpito per varie ragioni. La prima è che si ha la sensazione immediata di essere di fronte a un'utopia che diventa realtà, no? A un'idea meravigliosa che è diventata realtà, e questa è una storia straordinaria. L'altra è la bellezza del senso della comunità. Credo che sia una metafora molto sportiva. Difatti sono molto orgoglioso e molto felice che lo sport sia così importante anche all'interno del percorso che i ragazzi fanno a San Patrignano, perché è così, perché la bellezza, la forza della comunità è davvero uno strumento potentissimo per permettere al singolo di riuscire magari a recuperare un errore fatto. Qua gli allenatori delle nostre squadre, prima che essere allenatori, sono educatori. Per te quanto è importante appunto il ruolo dell'allenatore e quanto educatore? Sai, io mi occupo di sport professionistico, quindi ovviamente le mie giornate hanno un obiettivo molto preciso, è quello di vincere le partite. Credo che anche in questo ci sia grande affinità. Qua l'obiettivo è vincere, naturalmente magari non fare punti, non è così importante fare punti in classifica o vincere contro degli avversari, è molto importante vincere contro se stessi, no? Riuscire a superare i propri limiti, e da questo punto di vista la figura dell'allenatore mi fa piacere che sia così centrale. Io credo che insomma per lo sport del nostro paese, al di là di quale sport e al di là del motivo per cui quello sport è alla ricerca di un risultato, ci sia la bellezza di un paese che ha tantissime persone che dedicano molto spesso in forma di volontariato, come anche succede qui, la loro passione, la loro energia, il loro contributo proprio per permettere a dei ragazzi e delle ragazze di crescere, no? Di crescere e di migliorare. Qua succede all'ennesima potenza, ho fatto anche due chiacchiere molto interessanti con la ragazza, allenatrice della squadra di uomini, della squadra maschile della squadra di pallavolo di San Patrignano. Mi raccontava tanti episodi, ma credo che davvero qui si vive ancora di più forte la sensazione che quell'aspetto è un aspetto fondamentale per un allenatore, a qualunque livello e in qualunque contesto agonistico sia impegnato. Quell'aspetto di capacità empatica, non so come definirla, però di contatto diretto con i propri atleti, con i propri ragazzi, sia una qualità fondamentale, importante quanto le competenze tecniche o quanto le qualità tattiche che uno può avere. E hai portato dei giocatori che sono giustamente degli idoli per i più giovani. Quanto è importante per te che loro siano un esempio per le generazioni future? Vedi, ma quando noi facciamo queste cose come squadra, che a me piacciono molto, io cerco sempre di favorire questo tipo di incontri, è sempre curioso, no? Perché noi arriviamo sempre magari pensando di portare qualcosa, no? Di portare anche solo la nostra presenza, qualche fotografia, un momento da ricordare per chi ci segue, per chi ci vuole bene, e poi scopriamo sempre tutte le volte che andiamo via noi più arricchiti di quando siamo arrivati. Quindi questo tipo di incontro, mi viene da dire in forma egoistica, è molto più importante per noi probabilmente, perché ribadisco, si può sentire parlare, si può avere un'idea di questo tipo di realtà, ma se la si vede con i propri occhi è un'altra cosa. E sono non solo contento, ma davvero orgoglioso e felice di aver portato la squadra qua, perché queste cose poi servono anche a giocare meglio a pallavolo, e quindi uscire da qua ti fa vedere le cose da un punto di vista diverso e fa crescere a livello individuale come persone, e secondo me
è anche molto utile a noi per riflettere anche su un tema come quello che raccontavo prima, no? La bellezza della comunità, la forza, la potenza della comunità. Le nostre squadre sono delle piccole comunità, viviamo insieme come si fa in questo posto, tante ore al giorno, tanti mesi all'anno, e c'è tanto da imparare. Grazie.